Di Verona, una nuova pièce calcistica della Juventus, e questa è una Juve proprio che piace e che gioca con l'umiltà necessaria di chi conosce i propri limiti. Il compito per i bianconeri è stato certamente facilizzato dalla doppietta realizzata nei primi minuti dal neo bomber Schillaci. La prima rete, un gran tiro su calcio di punizione, forse più bello di quello realizzato mercoledì in Coppa Italia contro il Taranto. La seconda rete, un'azione corale perfezionata da Barros, che metteva in condizione Schillaci di segnare la sua prima doppietta in Serie A. Il Verona a questo punto certamente sente la botta e sgancia i suoi uomini al centrocampo, dove Magrin, al rientro dopo l'operazione al ginocchio, fa fatica a tenere il ritmo. Pellegrini e Iorio difficilmente trovano varchi per il tiro e quando ci riescono non sempre la fortuna è dalla loro parte. Al 21esimo l'azione più pericolosa di marca veronese, un'azione che si distingue sulla destra, il tiro di Gaudenzi viene fermato ma non trattenuto da Tacconi. Ci prova Iorio ma la sua conclusione a portiere battuto viene fermato davanti la porta da Alenikov, poi Pellegrini mette alto. Una bella reazione del Verona che pochi minuti più tardi perde anche un uomo espulso dall'arbitro olandese per doppia ammonizione Gaudenzi. La partita praticamente finisce qui, la Juventus ha vantaggio numerico di punteggio di uomini, prende il largo, e Schillaci e Barros fanno a gara a sprecare favorevoli occasioni. Il sipario dell'Arena si riapre con lo stesso scenario del primo atto, ovvero due gol nel giro di pochi minuti. Fortunato e Marocchi, ovvero il centrocampo doc della Juventus, si alternano alla realizzazione. Il Verona è praticamente in ginocchio, rischia di prendere il quinto gol, ma trova la forza e l'orgoglio di fare una rete con Iorio. Al 20 gol la Juve va via felice da un campo tradizionalmente alla Justi.